Avendo visto in generale le conseguenze della presenza di un materiale rispetto al campo magnetico, adesso andiamo a vedere le caratteristiche magnetiche di vari materiali per poterli classificare in base appunto alle loro caratteristiche magnetiche. La classificazione può essere fatta sulla base del valore che assume la suscettibilità magnetica chi o la permeabilità magnetica relativa, quindi chi o mu con R, per i vari materiali, appunto. Da questo punto di vista, i materiali vengono classificati in tre categorie, che sono i materiali diamagnetici, che presentano un valore di chi molto basso, negativo. Chi assume valori negativi con valori molto bassi, orientativamente da meno 10 alla meno 4 a meno 10 alla meno 5. E risulta questo valore indipendente dalla temperatura. Se chi risulta negativo, molto basso di valore, ovviamente mu con R, che sappiamo essere uguale a 1 più chi, sarà un valore leggermente inferiore a 1. L'altra categoria di materiali che prendiamo in considerazione è quella dei cosiddetti paramagnetici. I paramagnetici presentano un valore di chi positivo, ma sempre molto basso, quindi se vogliamo dare un riferimento, più o meno fra 10 alla meno 4 e 10 alla meno 5, e risulta essere però dipendente dalla temperatura. In particolare, risultano essere inversamente proporzionali a T. Quindi mu con R, sempre dato da 1 più chi, risulta essere di valore leggermente superiore a 1. Queste caratteristiche dei materiali diamagnetici e paramagnetici riportiamole su un grafico. Questo utilizziamo degli assi cartesiani sui quali riportiamo come grandezze l'induzione magnetica B nel materiale al variare dell'intensità del campo magnetico H. Sappiamo che B è definito come il prodotto mu per H con mu uguale a mu con R per mu con 0, mu con R permeabilità nel vuoto, mu con R la permeabilità relativa. In entrambi i casi, sia in quello dei materiali diamagnetici che in quello dei materiali paramagnetici, chi risulta essere una costante, e quindi la proporzionalità fra B e H viene soddisfatta. Pertanto, se
indichiamo con questa linea tratteggiata una retta a 45 gradi per indicare la proporzionalità esatta quando se con B uguale mu con 0 per H, nel caso dei materiali diamagnetici dove appunto mu con R è leggermente inferiore a 1, la proporzionalità sarà espressa da un andamento di questo tipo. Questi sono i diamagnetici, mentre invece nel caso dei paramagnetici, in cui il coefficiente di proporzionalità mu con R risulta essere leggermente maggiore di 1, l'andamento sarà di questo tipo, quindi una proporzionalità, quindi sempre un andamento lineare, rettilineo, ma con un'inclinazione leggermente superiore a quella unitaria, quindi questo sarà l'andamento dell'induzione magnetica al variare dell'intensità del campo H nel caso dei materiali paramagnetici. Prendiamo adesso in considerazione la terza categoria di grande importanza nelle applicazioni pratiche, che è quella dei materiali ferromagnetici. Consideriamo i materiali ferromagnetici. Materiali ferromagnetici, come dice il nome, sono ad esempio il ferro, le leghe di ferro, il nickel e altri materiali che hanno queste caratteristiche. La caratteristica fondamentale dei materiali ferromagnetici è quello di presentare un valore di chi molto maggiore di 1, positivo. Una dipendenza dalla temperatura che si rivela in corrispondenza di un valore limite di temperatura chiamata temperatura di Curie. Al di sopra della quale il materiale si comporta come un normale materiale paramagnetico. L'altra caratteristica fondamentale è che chi non è una costante. Ma risulta essere una funzione dell'intensità del campo. Quindi al variare dell'intensità del campo magnetico varierà la chi del materiale e quindi anche la permeabilità relativa. Vediamone anche in questo caso l'andamento dell'induzione magnetica B al variare di H, quindi riportiamo B e H. Nel caso dei materiali ferromagnetici troviamo un andamento di questo tipo. Quando il materiale viene esposto per la prima volta a un campo magnetico H esterno e questo campo magnetico H viene fatto aumentare, quindi partendo da un valore iniziale 0, si trova che l'andamento è di questo tipo. Quindi andiamo di un verso a questo andamento perché vedremo che l'andamento
dipende anche appunto dallo stato precedente nel quale si trova il materiale. Quindi, partendo dalle condizioni iniziali in cui il materiale non è stato mai esposto a un campo magnetico e dal valore zero dell'intensità del campo magnetico si procede ad aumentarla, si trova appunto che l'andamento dell'induzione ha una fase iniziale crescente molto accentuata, poi da un certo punto in poi la curva si appiattisce e si entra in nella zona che viene definita di saturazione, in cui l'effetto dell'aumento dell'intensità del campo H produce aumenti sempre meno consistenti dell'induzione magnetica del materiale, che tende a mantenersi praticamente costante. Questa curva che abbiamo disegnato prende il nome di curva di prima magnetizzazione. Curva di prima magnetizzazione proprio perché si determina soltanto la prima volta che il materiale viene esposto al campo magnetico variabile. A questo punto, raggiunto un certo valore massimo dell'intensità H del campo magnetico, facciamo ridurre il campo e si vede che riducendo il campo verso lo zero fino di nuovo ad annullarsi, la curva di magnetizzazione seguita dal materiale è diversa rispetto alla prima magnetizzazione, si ha una diminuzione dell'induzione magnetica B con il diminuire di H, ma anche se annulliamo completamente l'intensità del campo H applicata dall'esterno, risulta che il materiale continua a presentare un'induzione residua BR anche in assenza di campo esterno, quindi all'interno del materiale permane un valore di induzione diverso da zero e che prende il nome appunto di induzione residua. Induzione residua e pertanto il materiale si comporta o assume caratteristiche da magnete permanente, cioè un materiale che mantiene un'induzione diversa da zero sua propria. Continuiamo adesso a diminuire l'intensità del campo magnetico, nel senso che la cambiamo diverso, la facciamo diventare negativa. E quello che si vede sperimentalmente è che l'induzione nel materiale si riduce sempre di più fino a che l'induzione si azzera, diventa zero, quando l'intensità del campo magnetico assume un valore negativo pari a meno HC. Meno HC che risulta essere alla quale si dà il nome di campo coercitivo. Campo coercitivo quindi è quel valore dell'intensità del campo che dobbiamo applicare al materiale affinché l'induzione al suo interno si annulli, quindi perda le caratteristiche di magnete permanente. Proseguiamo adesso nell'aumento negativo dell'intensità del campo applicato e si trova che la curva presenta un andamento di tipo simmetrico rispetto agli assi, quindi a questo andamento raggiunto. Il valore negativo, diciamo uguale e contrario a quello applicato per la prima magnetizzazione, ci fermiamo e facciamo
ripetere il ciclo, adesso aumentando l'intensità del campo dal valore negativo raggiunto meno H1, di nuovo facendolo passare per lo 0, lo rifacciamo aumentare fino al valore positivo precedentemente raggiunto e si vede che la curva di magnetizzazione, cioè l'andamento dell'induzione nel materiale, assume una forma appunto simmetrica rispetto agli assi. E a questo punto, se continuiamo a far oscillare il valore del campo applicato all'esterno fra il valore positivo H1 e il valore negativo meno H1, l'induzione continuerà a percorrere questa curva chiusa che prende il nome di ciclo di isteresi. Ciclo di isteresi, pertanto, è questa curva chiusa che contiene una superficie al proprio interno e la dimensione, diciamo, l'estensione della superficie racchiusa dal ciclo di isteresi viene utilizzata per ulteriormente classificare i materiali ferromagnetici in modo da farne preferire una tipologia piuttosto che un'altra a seconda delle applicazioni per le quali vengono utilizzati. Vediamo adesso questo aspetto. Consideriamo a questo punto sempre la nostra curva di magnetizzazione quindi riportiamo sempre l'induzione magnetica al variare di H. Adesso consideriamo comunque solo materiali di tipo ferromagnetico. I materiali di tipo ferromagnetico vengono classificati a seconda dell'andamento del ciclo di isteresi in materiali dolci e in materiali duri. I materiali dolci ferromagnetici di tipo dolce presentano un ciclo di isteresi molto stretto e molto alto, quindi un ciclo di isteresi stretto, cioè sono materiali per i quali è facile la loro magnetizzazione e smagnetizzazione perché presentano un elevato valore di induzione residua BR, ma un valore basso di campo coercitivo necessario per smagnetizzarli completamente. Questi materiali ferromagnetici di tipo dolce trovano applicazione soprattutto nelle macchine elettriche. E nella realizzazione di bobine ad elevato valore di coefficiente di autoinduzione. L'altra tipologia di materiali è invece quella dei cosiddetti ferromagnetici ferromagnetico di tipo duro.
ferromagnetici di tipo duro presentano invece un ciclo di steresi molto ampio. Di questo tipo, e quindi presentano un valore del campo coercitivo molto elevato, qua meno HC per il ferromagnetico duro, che è questo in arancione, presenta valori del campo coercitivo molto elevato rispetto a quelli del ferromagnetico dolce, rappresentato da questa curva celeste, e pertanto vengono utilizzati maggiormente per la realizzazione di magneti permanenti. In quanto perdono la loro induzione residua solo in presenza di campi esterni molto elevati e quindi appunto mantengono la loro induzione residua più facilmente nel tempo.